Ma noi semplicemente ci siamo adeguati alle richieste che il Consiglio di Stato in questa sentenza del 2009 propone, cioè il fatto che mancano all'interno dell'articolo 19 bis i meccanismi che garantiscano al governo tempestività nell'annullare i provvedimenti della Regione non in linea con la direttiva, e dall'altro lato meccanismi che consentano la determinazione a livello nazionale della piccola quantità delle specie ammesse al prelievo in deroga. Quindi abbiamo costruito una proposta che cerca di eliminare queste censure. Questa proposta di legge va a colmare questa mancanza che fino ad oggi non è stata colmata o presa in considerazione. Questo può valere sia per una proposta di legge autonoma, che sarà quella che io presenterò, ma anche l'obiettivo è quello di cercare di inserire queste norme magari in qualche veicolo che verso fine legislatura passa per recepire altre norme comunitarie. E questo, siccome avviene tutti gli anni, cercheremo anche questa seconda strada. La normativa comunitaria stabilisce dei motivi per cui possono essere fissate le cacce in deroga, ad esempio per salvaguardia dell'agricoltura, per ricerca e studi, oppure piccole quantità per determinate specie. E le piccole quantità, non c'è un elemento normativo che stabilisca quanto sono, questo in Italia. E quindi è qui che la norma nazionale è deficitaria rispetto alle indicazioni della normativa comunitaria, perché bisognerebbe fissare chi dà le quantità e la procedura per stabilire queste piccole quantità. Quindi le quantità derivano ovviamente da un censimento a livello quantomeno europeo, perché per quanto riguarda la migratoria, ad esempio, i luoghi di nascita non sono in Italia ma sono in altri paesi. Quindi c'è tutto un collegamento europeo per stabilire quanti sono le quantità esistenti. E sulla base di quelle si danno le piccole quantità o le piccole percentuali su quale è possibile cacciare. È solo che tutto questo in Italia manca, e quindi noi fissiamo una procedura affinché questo sia possibile.